Avrebbe dovuto partecipare al battesimo della figlia di 8 mesi il prossimo 20 settembre, Antonio Luciano, 30 anni, il cui cadavere carbonizzato è stato rinvenuto nella serata di ieri in uno dei punti del parcheggio del centro commerciale Ipercoop di Afragola, paese nella periferia nord di Napoli. A trovare il corpo, all'interno di un'automobile, la Polizia di Stato che esegue le indagini. Luciano era residente a Napoli in via Calata Capodichino. Nell'auto è stata ritrovata anche una bombola di gas utilizzata per i fornelli da campeggio. In attesa di riscontri medico-legali, ogni pista circa la dipartita di Luciano resterebbe aperta. A dare l'allarme ieri, intorno alle 21.30, la segnalazione dell'auto in fiamme all'interno del parcheggio Ipercoop. L'identificazione è avvenuta successivamente. La presenza della bombola potrebbe far ipotizzare un suicidio, ma fin quando le indagini non daranno ulteriori dati, ogni ricostruzione appare ipotizzabile.